Paura per il fiume Orta che ieri pomeriggio si è ingrossato a causa delle piogge e ha tracimato su più punti lungo l'alveo dall'altezza del ponte di Piano d'Orta fino a Scafa. Il sindaco di Polugnano Guido Di Bartolomeo ha monitorato il corso d'acqua e aperto il COCA coinvolgendo forze dell'ordine, protezione civile e dipendenti comunali. Stamani con il primo cittadino abbiamo fatto una ricognizione del fiume. Sì, la situazione diciamo che è rientrata sotto controllo. Effettivamente nel pomeriggio di ieri abbiamo avuto qualche problematica di allerta. Subito abbiamo aperto il COC unitamente al comune di Scafa. Poi abbiamo la fortuna che abbiamo una sezione di protezione civile locale su Bolognano, i quali io ringrazio apertamente. Questi ragazzi hanno monitorato fino ad adesso l'andamento del letto del fiume, che come vedi è esondato su alcune zone di Piano d'Orta e Scafa. Detto questo, sto in contatto continuamente con la prefettura, con il signor prefetto. Abbiamo allertato le forze dell'ordine, di polizia, il 118, i vigili del fuoco e quant'altro. Siamo tutti allertati e speriamo bene che finisce bene, anche perché questo, come ben hai visto, ci sta il ponte sul tratto di strada che collega Piano d'Orta con Scafa. Lei, tra l'altro, si è battuto da sempre per la pulizia dei fiumi. Sì, brava, come si ricorda, già da anni abbiamo fatto delle riunioni in prefettura, ho fatto addirittura delle diffide agli organi preposti e qualche piccola cosa si è mossa, però effettivamente questo tratto del fiume va monitorato e pulito e manutenzionato. Non solo il fiume Orta, per evitare esondazioni, alluvioni, visto che il rischio idraulico e il dissesto idrogeologico riguarda molti corsi d'acqua della regione, il geologo incaricato dal comune di Bolognano Giovanni Ciccone ci spiega l'importanza di mettere in sicurezza tutti i fiumi. Intanto bisognerebbe cominciare a predisporre le carte di esondazione anche per i fiumi secondari. Questo è il fiume Orta, non c'è attualmente la carta del PSDA che lo copre, quindi quello potrebbe essere una prima azione importante. E dopodiché la manutenzione, come diciamo sempre, è la prima cosa, anche se per il fiume Orta, per quello che è stato possibile, è stata fatta. Infatti, per fortuna l'acqua defluisce verso il Pescara e non sta salendo a livelli allarmanti. Quello che si può fare sono tante possibilità di finanziamento. Abbiamo sentito del PNRR, quindi le possibilità ci sono, però i tempi poi di attuazione sono talmente lunghi che rincorriamo l'emergenza senza mai poterla risolvere.